Marco Mancarelli, dopo i balocchi estivi con tanto di buona soddisfazione la partecipazione alla Final Six di Grand Prix, ora si fa sul serio. Era forse anche ora, perché quando ti porti dietro tanti appuntamenti con la sensazione che stai preparando qualcosa di più, alla fine vuoi andare a tirare le somme, vuoi vedere come sei messo e quindi andiamo a vedere come siamo. Squadra giovane, qualche alto e basso, quindi naturali in quel del Giappone. Se dovessi dire qualche cosa che questa esperienza ha veramente dato al gruppo, un qualcosa di così percettibile un po' a tutti. Ci sono delle cose straordinarie. Parto, diciamo, da, per esempio, facendo riferimento alle cose. Le cose che non mi sono piaciute, che non ci hanno soddisfatto. L'approccio col Giappone, pur essendo tutto calcolato così a ridosso dal viaggio, la Giappone è una squadra difficilissima. Il giorno dopo una squadra altrettanto difficile sul piano tattico come la Cina, l'abbiamo tenuta con degli alti e bassi, però l'abbiamo tenuta e portata a un quinto set ottimo, insomma, quindi un andamento ottimo, dove c'è stato un calo fisico, ma sinceramente non mi ha spiazzato. Un altro esempio eclatante è stato il secondo set contro la Serbia, che l'abbiamo perso ingenuamente, però il terzo set l'abbiamo vinto invece riuscendo a mantenere quel vantaggio accumulato precedentemente, quindi abbiamo ricadendo poi tra l'altro nelle stesse rotazioni, ripassando sulle stesse rotazioni, quindi con la capacità di ragionare, ecco, prima abbiamo fatto questo, adesso dobbiamo stare attenti a non commettere questa ingenuità, e queste sono esperienze straordinarie, nel senso che rimangono bene, bene nella testa come i migliori allenamenti. Il peso del viaggio, il fuso orario, il ritorno, però forse sono un attimino aiutati da una prima fase che sulla carta sembra abbastanza agevole. Allora, non ti nascondo che il fatto di aver voluto a tutti i costi la finale del Grand Prix fosse legata anche alla consapevolezza di questa prima fase, che sulla carta ci vede un attimino la squadra favorita, tenendo conto soprattutto di una cosa: noi siamo una squadra che fino adesso ha dato sempre segno di crescere nel corso del torneo, e almeno sempre sulla carta sembra che le tre squadre siano abbastanza in progressione di difficoltà, insomma vedo qualcosa la Francia, qualcosa in più della Svizzera, come vedo il Belgio, qualcosa in più della Francia. Noi non siamo scaramantici, quindi guardiamo ai quarti di finale. Ti può spaventare l'idea di stare due giorni senza fare nulla prima di una partita decisiva? Con il fuso da finire, smaltire il fuso e da, diciamo, trasformare tutti i carichi che abbiamo fatto recentemente da un punto di vista fisico, credo che sia agevole, cioè ci agevola. Quindi, però va bene lo stesso, nel senso se si gioca si gioca, però se si riesce ad andare credo che ci agevola. Ultima domanda velocissima: come sta vivendo Marco Mancarelli la vigilia di questo primo appuntamento tanto atteso? Credo che la vivo come ho sempre condiviso con i giocatori, non vedo l'ora di iniziare.